giorni arrestato dai carabinieri un tunisino 43enne che vessava la compagna con schiaffi e minacce. A denunciarlo la donna 49enne. Giro di vite da cereale contro gli incivili, installate nuove telecamere sul territorio, previsto anche il sequestro del mezzo. Lavori di riqualificazione al porto di Acicastello, interventi sono previsti anche nelle frazioni su piazze e scuole. Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News. In apertura la cronaca, un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Catania in quanto accusato di maltrattamenti in famiglia. Su invito del figlio di 9 anni la convivente ha segnalato tutto ai carabinieri. Un 43enne di origini tunisine è stato tratto in arresto a Catania dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante. L'uomo dovrà adesso rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente, una donna polacca di 49 anni. La particolarità della vicenda sta nel fatto che a dare il là alla poveretta, che ancora una volta aveva subito le percosse del compagno, è stato il figlio di 9 anni che l'ha pregata implorando in ginocchio di andare dai carabinieri per porre fine a quel focolare domestico ormai per nulla sereno. Trovato il coraggio così di recarsi nella caserma di via Teatro Greco, essa aveva un occhio tumefatto portando in braccio uno dei figli. Una convivenza di 9 anni, ma con l'esperienza del carcere per l'uomo a seguito di una rapina che gli aveva fatto cambiare i rapporti nella coppia, senza fortunatamente coinvolgere i loro 2 figli. L'ultimo episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione alla donna, visto che l'uomo fuori di sé parlava di tagliare la gola alla loro mamma e al riguardo non vi era alcuna paura di andare in galera. La donna polacca ha raccontato in caserma come fossero avvenuti altri episodi, come quando il compagno gli ha puntato un coltello alla gola ritenendo un suo tono di voce stizzoso, fermandosi solo perché i 2 figli dinanzi a quella scena piangevano terrorizzati. Un fiume in piena con uno sfogo liberatorio, ricordando di essere stata anche presa a schiaffi non avendo trovato a casa il suo compagno le sigarette, oppure il pugno ricevuto sul naso con copiosa perdita di sangue asserendo che fosse ubriaca. Un racconto che ha portato i carabinieri a recarsi nell'abitazione della coppia per fermare il compagno tunisino, il quale, comprendendo il motivo del loro materializzarsi, non ha opposto resistenza. Nei suoi confronti è scattata la misura cautelare disposta nel carcere di Piazza Lanza dall'autorità giudiziaria. Comune di Acireale e IACP, Istituto Autonomo Case Popolari del comprensorio Acese, condannati dalla prima sezione civile del Tribunale di Catania nella vicenda relativa alla determina comunale del 5 agosto 2019, attivata nei confronti della famiglia Puglisi Caramma, con cui veniva disposto il provvedimento di decadenza dell'alloggio popolare di via Giorgio Lapira. L'appartamento è stato oggetto di 2 occupazioni abusive nel tempo e altre 2 tentate, con consistenti danni inoltre provocati all'abitazione. L'ente Acese poi, nel volgere di 2 settimane, si è attivato con l'assegnazione ad un nuovo utente. Ora quindi la conclusione di questa vicenda che ha visto le vicissitudini delle famiglie coinvolte, assistite dagli avvocati Sebastiano Gimillaro e Francesco Baffi. Sorpreso con 7 dosi di cocaina nei pantaloni, arrestato un giovane pusher a Paternò. Sentiamo il servizio a cura della redazione di Videostar. I carabinieri della radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato del luogo di 32 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, durante un controllo del territorio con pattugliamenti anche lungo i principali assi viari e nelle aree di maggior sensibilità sotto il profilo della sicurezza, hanno notato il giovane mentre si aggirava per il paese in piena notte, viaggiando come passeggero a bordo di una Fiat Panda, che di fronte ai militari ha accelerato improvvisamente la propria marcia, imboccando a forte velocità via Tripolitania. Un atteggiamento questo che ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso dunque di bloccare i 2, avviando una immediata perquisizione. Addosso al conducente del mezzo, un uomo di 45 anni pregiudicato, nulla è stato trovato, mentre il 32enne aveva invece nella tasca dei pantaloni 7 dosi contenenti complessivamente 2 grammi di cocaina e 190 euro in banconote di vario taglio, molto probabilmente provento dell'attività di spaccio. Il pusher è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto. Controlli della Guardia di Finanza a Catania in sinergia con il corpo della Polizia Locale Etnea, che ha predisposto controlli straordinari a presidio della sicurezza economica del territorio.
Durante le operazioni di controllo sono stati sequestrati oltre 1000 articoli di abbigliamento e accessori, tra cui scarpe, t-shirt, borse, maglie e giubbotti contraffatti. Nello specifico, presso il mercato permanente di Piazza Carlo Alberto, comunemente denominato Afero Luni, i militari hanno individuato un'area in cui risultavano concentrati numerosi venditori ambulanti di nazionalità extracomunitaria, i quali esponevano, in spregio alla normativa penale che sanziona la contraffazione dei marchi, svariati articoli di abbigliamento riproducenti noti marchi registrati. I commercianti dei prodotti contraffatti si sono dati repentinamente alla fuga, dileguandosi tra le altre bancarelle del mercato, favoriti anche dalla consistente presenza di frequentatori. I controlli si sono conclusi con il sequestro penale di 1068 articoli di abbigliamento e accessori contraffatti, nonché delle bancarelle quali strumenti di attività illecita. Voltiamo pagina. Da Cireale, telecamere in azione contro l'ormai famigerato tiro al sacchetto. Pugno duro dell'amministrazione con l'installazione di nuove telecamere e il sequestro del mezzo per chi sporca la città. Mentre il mondo si prepara alle Olimpiadi di Parigi 2024, ad Acireale continuano ad oltranza le munnizoidi, giunte all'edizione 1000.000. Orde di incivili ogni giorno si allenano sul nostro territorio per affinare le abilità del tiro al sacchetto e getto del peso dal finestrino. Alcuni di questi hanno meritato la medaglia d'oro, tanto da essere stati immortalati nel clou delle loro performance, dalle telecamere trappola, in verità ancora troppo poche, disseminate sul territorio. Un fenomeno, quello dell'abbandono indiscriminato di rifiuti, che l'amministrazione Barbagallo intende debellare. Questa mattina il sindaco di Acireale infatti ha annunciato l'installazione di altre 50 telecamere trappola e, se necessario, il ricorso al sequestro del mezzo. Un provvedimento contro la lotta all'abbandono della spazzatura in strada già adottato da molti comuni, che prevede appunto il sequestro cautelare da parte della polizia municipale dei veicoli impiegati per commettere la violazione, la successiva confisca a chi non pagherà la sanzione. Pugno duro assolutamente sì, perché non è giusto che ogni giorno continuiamo a pulire le strade. Avete visto che gran lavoro che è stato fatto in questo primo mese, e non è giusto che ancora ci sia gente accese e non, perché c'è anche chi viene da fuori, che vengono a gettare rifiuti nelle nostre strade e che dobbiamo continuare a pulire. Non è giusto per la cittadinanza, non è giusto per la città, non è giusto per chi ci viene a trovare, non è giusto per tutti. Abbiamo installato tantissime telecamere lungo tutte le strade che continuano a ruotare. Quindi fate attenzione, perché vi seguiremo, vi multeremo e credo che l'ultima ipotesi dalla prossima settimana sarà attiva. Dobbiamo solamente organizzarci, perché nel caso di sequestro delle auto dobbiamo avere anche un posto dove metterle. Quindi ci organizzeremo con la polizia municipale, e chi attraverso la propria macchina porterà immondizie per gettarla nella strada gli verrà sequestrata l'auto. Dobbiamo essere tutti, dobbiamo amare la nostra città. Non è possibile che ancora ci sia gente che butta rifiuti in strada, eppure il servizio c'è, è un servizio che funziona. Ogni tanto sì, ci può essere qualche defaianza, ma il servizio funziona. Ne approfitto per dire che siamo anche in fase di collaudo della CCR, dell'isola ecologica, che apriremo al più presto, e quindi da quel momento in poi non girano scuse nemmeno per gli ingombranti, RAE e quant'altro. Buone notizie invece per quanto riguarda le vie Pascoli e Goldoni a Piazza Dante, che, come da impegni presi con i cittadini da parte del consigliere Carmelo Messina, sono state ripulite e bonificate. Viene da chiedersi se anni e anni di inciviltà siano stati frutto del disinteresse di chi avrebbe dovuto garantire un minimo di controllo e di decoro urbano, o se improvvisamente i residenti abbiano preso coscienza dell'importanza di mantenere puliti i luoghi in cui vivono quotidianamente. In ogni caso l'auspicio è che non si tratti di interventi isolati e che il controllo sul territorio diventi routine. Con questi ultimi interventi dell'amministrazione Barbagallo nei confronti degli incivili concludiamo qui la prima parte. A tra poco. A luglio ed agosto su Etna Channel le puntate più belle dell'annata televisiva appena trascorsa di Tutto In, il programma condotto da Franco Perdichizzi, che vi porta in tutto il mondo. Dall'Andalusia all'epopea romana di Centuripe in Sicilia, dalle ville barocche di Bagheria al boom turistico di Taormina. E poi i pupi e il folklore siciliano,
i vestiti sfavillanti del carnevale di Mister Bianco e il fuoco della bula di Tortorici. Ogni sabato e domenica alle 21:20 su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre, in tutta la Sicilia, tutto in estate, con Franco Perdichizzi. Premio ACI e Galatea 2023. Sabato 15 luglio dalle ore 21 in Piazza Duomo a Cireale, 58esima edizione del premio di Acireale ai siciliani, organizzato da Noecom Training e patrocinato dal Comune di Acireale. Tra i premiati il cabarettista Roberto Lipari, il giornalista vaticanista Ignazio Ingrao, l'orchestra Catania Philharmonic Orchestra, il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera di Montesano e altri ancora. Premio ACI e Galatea 2023. Presenta Ruggero Sardo. Direzione artistica Giulio Vasta. Sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765. 51805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. In apertura di seconda parte, ricostruzione post-sisma. Il commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia a Roma per incontrare il ministro Musumeci. Tra i punti dibattuti, la legge equipara il sisma di Santo Stefano con gli altri del centro Italia. Ancora una volta a Roma per incontrare il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Il commissario straordinario per la ricostruzione, Salvatore Scalia, giovedì scorso si è recato nella capitale per portare sul banco diversi argomenti e affrontarli insieme al ministro Musumeci e al direttore generale della Protezione Civile e capo del Dipartimento Casa Italia, Fabrizio Curcio. In primis è stato affrontato il tema sulla uniformità della legge per equiparare il sisma di Santo Stefano con gli altri terremoti del centro Italia. Ho chiarito che se non si uniforma la nostra legge a quella del centro Italia per i piccoli abusi e per la mancanza del certificato di idoneità statica, questo ci crea molte difficoltà. Inoltre ho sollecitato una norma che escluda dal pagamento dell'IMU i proprietari di prima casa che sono stati, prima non pagavano l'IMU e ora sono costretti a pagarne il 50% perché hanno dovuto abbandonare l'immobile inagibile, una cosa di una grande ingiustizia. E ho detto che siamo pronti a pagare noi la Tari, che i comuni non riescono a incassare dai
terremotati, perché in quanto terremotati e allontanatisi dalla loro abitazione, evidentemente non la devono pagare, ma il commissario, se ci autorizzano, i soldi ce li ha. Si avvicina intanto il termine di presentazione delle istanze relative alla riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 2018, un termine che non sarà prorogato. Da qui l'ennesimo invito da parte del commissario Scalia ai cittadini e allo stesso tempo sollevo un problema emerso negli ultimi mesi, il ripristino dei pagamenti IMU e TARI per coloro che hanno perso la casa. Su questo sia la Protezione Civile che il Ministro sono stati chiari. Non ci saranno ulteriori rinvii, nonostante qualche richiesta che è pervenuta anche da organi istituzionali, non ci saranno perché queste pratiche avrebbero potuto essere presentate negli anni scorsi. La questione che riguarda gli immobili che hanno delle piccole difformità o che hanno in corso la sanatoria, eccetera, non incide perché il terremotato può comunque presentare la domanda, che verrà sospesa fino a quando non verrà decisa la sanatoria o il condono. Quindi non è un motivo per non presentare la pratica. Se vi informano così, hanno sbagliato. La pratica può essere presentata. In merito alla ricostruzione, il commissario traccia un bilancio provvisorio. Al momento mancherebbero più di 200 pratiche da esitare. La ricostruzione in questo momento, se vogliamo tracciare un dato, abbiamo complessivamente tra 25.000 euro e quello che noi abbiamo già fatto, ivi compresa la delocalizzazione, intorno a 920 pratiche complessivamente evase. Allo Stato ne pendono soltanto 200. Quasi, direi anzi, tutte le pratiche presentate entro il 2021 sono state esitate. Se qualcuno ha la pratica non ancora esitata, è vivamente pregato di comunicarlo a noi. Parliamo di quelle presentate entro il 2021, noi abbiamo iniziato a lavorare nel 2021 sostanzialmente, si rivolga a noi che così vediamo di risolvere eventuali problemi che ci sono presso gli uffici Sisma. Noi non ne abbiamo in corso di queste pratiche. Spazio adesso alla nostra rubrica Il cittadino segnala, riflettori sulla sicurezza stradale in via degli Ulivi e via Sottotenente Barbagallo ad Acireale. Segnaletica stradale mancante o mal collocata. Queste le problematiche al centro oggi della nostra rubrica Il cittadino segnala, che fa tappa in via degli Ulivi e in via Villalba, zona San Cosmo, di fronte alla caserma dei vigili urbani ad Acireale e in via Sottotenente Barbagallo, ad incrocio con via Lazzaretto, nei pressi delle frazioni Acesi di Pianodapi e Baratelle. Prima tappa dunque in via degli Ulivi, dove entrambi i segnali verticali di stop presenti sulla strada, anche ad incrocio con via Villalba, risultano essere posti al contrario. La segnaletica orizzontale invece cancellata quasi del tutto. Infine i residenti denunciano la presenza di erbe incolte in tutta la zona, paventando anche il rischio di incendio date le temperature elevate. Tappa finale invece in via Sottotenente Barbagallo ad incrocio con via Lazzaretto, siamo nei pressi delle frazioni di Pianodapi e Baratelle, dove i cittadini, oltre a lamentare la posizione errata della segnaletica verticale di stop e la quasi totale assenza di quella orizzontale, denunciano la precarietà della sicurezza stradale data l'assenza dello specchio parabolico che non permette a chi circola nel tratto di strada di attraversarlo in maniera sicura. Su entrambe le problematiche denunciate dai cittadini abbiamo interpellato l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Vasta, che ha confermato l'acquisto dei materiali necessari agli interventi di ripristino della sicurezza stradale, non solo in questi tratti di strada, ma anche in altre zone della città interessate dall'assenza di segnaletica stradale verticale e orizzontale. Restiamo ad Acireale. Riconfermata dal Presidente della Regione Renato Schifani la triade dei commissari liquidatori della società per azioni Terme di Acireale, composta da Francesco Petralia in qualità di Presidente e poi Antonino Oliva e Alessia Trombino come componenti. Il Presidente Petralia e Oliva sono in carico dal 2007 e insieme alla Trombino adesso hanno ricevuto il plauso dagli organi regionali per il lavoro svolto fin qui. Partendo da un debito dell'ente nei confronti di privati per un ammontare di 17 milioni di euro, sono riusciti ad estinguerlo. In corso altre procedure per sanare il rosso esistente nei confronti del comune di Acireale e della stessa regione.
Continuano le attività di promozione dell'itinerario Le chiese dei borghi marinari di Aci, della serie I percorsi della fede, a cura dell'Associazione Culturale Cento Campanili con il contributo dell'8x1000 della Chiesa Cattolica. Dopo la presentazione dell'opuscolo della Chiesa Santa Margherita Vergine e Martire di Pozzillo nei giorni scorsi, domenica 16 luglio sarà protagonista la Chiesa Parrocchiale di Scillichenti Maria Santissima del Rosario di Pompei. L'evento avrà inizio alle ore 19.45. Domenica 23 luglio invece sarà la volta della Chiesa Parrocchiale di Stazzo San Giovanni Nepomuceno. La manifestazione avrà luogo alle ore 20.45. E proseguono gli appuntamenti in onore della festa di Santa Venera, patrona di Acireale e della Diocesi. Domani in cattedrale alle 19.30 sarà celebrata una messa dal cappellano della Reale Cappella di Santa Venera, Don Mario Fresta. Al termine saranno consegnate e benedette le tessere del Circolo di Santa Venera. Sempre domani alle 20.15 nella Chiesa di Gesù e Maria in via Dafnica si terrà una conferenza sul culto di Santa Venera e le sue tradizioni. Interverranno Don Antonio Agostini, il dottor Fabio Grippaldi e Don Gaetano Pulvirenti. Voltiamo adesso pagina. Ad Aci Castello al via i lavori di ripavimentazione del porto, interventi che ammontano circa sui 600.000 euro. Ad Aci Castello operai al lavoro da qualche settimana nell'area portuale conosciuta dai frequentatori del luogo come Amarina. Tutta l'area interessata è stata recintata, una parte delle vecchie imbarcazioni sono state rimosse consentendo solo il passaggio ai possessori delle piccole barche in mare. Lavori questi attesi da anni non solo dai pescatori ma anche da coloro che sfruttano questo tratto che si congiunge al lungomare Scardamiano per una passeggiata verso il molo o un'ora di corsa, ma ormai impraticabile per via del manto stradale dissestato e pieno di buche. A tal proposito si ricorda la visita nel 2020 ad Aci Castello dell'assessore Marco Falcone con delega regionale alle infrastrutture durante il governo Musumeci. In quell'incontro il sindaco Carmelo Scandurra sollecitò un intervento di manutenzione sul porto di Aci Castello così come da piano triennale con una previsione di spesa di circa 250.000 euro. Lavori che a 3 anni esatti da quel sopralluogo sono partiti e che riguardano la riqualificazione della pavimentazione in cemento. Oltre a questi interventi, sia su Aci Castello che nelle altre frazioni sono stati avviati diversi altri cantieri che riguardano piazze ma anche scuole, alcuni dei quali saranno completati entro l'anno. Anche lì i cittadini castellesi lo chiedevano da diversissimo tempo, un progetto se non ricordo male intorno a 500-600 mila euro, ma ci siamo fermati lì. Tra qualche giorno partirà anche il progetto di circa 900.000 euro, adesso dico dei soldi, così, quelli che ricordo, per la riqualificazione di sotto il pozzo, anche quest'altra opera, e poi piazza Luchino Visconti, e finalmente i lavori sono partiti ad Aci Trezza, la scuola di Cannizzaro 1 milione di euro e stiamo riqualificando, il cimitero che aspettavano il Colombario Agher, ridotto in pessime condizioni, il lavoro in via Stazione, diciamo in questo momento Aci Castello è un cantiere. Ci fermiamo adesso per un'ultima pausa pubblicitaria. Nella terza parte, cultura, spettacolo e sport. Momento di scegliere Opel Corsa, perché accontentarti quando puoi avere tutto e subito. Oggi Corsa è tua da 129 euro al mese, TAN 2,99, TAG 4,59. Anticipo 1.267 euro, 35 rate mensili o 18.000 km, rata finale 11.353 euro, con scelta Opel fino al 31 luglio. Info su opel.it. Ti aspettiamo in concessionaria. Concessionaria Opel, a Catania in via Vitaliano Brancati 25, a riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Devi traslocare? Ci pensiamo noi! Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Angelo La Rocca Traslochi, da 40 anni nel settore. Traslochi da o per tutta l'Italia e anche all'estero. Provvediamo a qualsiasi evenienza, smontaggio e rimontaggio dei mobili, anche con modifiche per l'adattamento. Trasporto con i nostri contenitori di ogni cosa. Personale qualificato tratterà con cura ogni singolo pezzo. Noleggio autoscale, deposito per custodia mobili assicurato. Angelo La Rocca Traslochi, prezzi competitivi.
Pisti, ad Acireale in via delle Terme numero 4, per info 095 60 11 86 o 393 33 147 o sulla pagina Facebook. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie. Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle e del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino Piazza Duomo, a Cireale. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. In apertura di terza parte, riflettori su Acireale, dove ieri sera il Palazzo del Turismo ha ospitato la terza edizione di Librarci, incontrando chi scrive. La fiducia nei contesti familiare, scolastico e lavorativo, questo è il tema cardine scelto per la terza edizione di Libraci, incontrando chi scrive, la tradizionale serata dedicata a scrittori e poeti nell'ambito del premio ACI e Galatea, che si è svolta ieri al Palazzo del Turismo di Acireale. All'incontro, moderato dalla giornalista Sara Donzuso, hanno partecipato quattro autori siciliani con le loro opere. Monsignor Antonio Spadaro, giornalista, teologo e critico letterario, con Una trama divina, Gesù in controcampo. Marco Pappalardo, insegnante, giornalista e scrittore, con Cara scuola ti scrivo, l'attualità di lettera a una professoressa. Salvo Noè, psicologo, psicoterapeuta e autore di diverse pubblicazioni con La paura come dono, opera nella prima parte scritta insieme a Papa Francesco. E Rosario Faraci, docente universitario e giornalista con Nient'altro che il futuro, la prospettiva generativa del fare impresa. La sfida di una trama divina è quello di leggere le storie dei Vangeli come se fosse per la prima volta, quindi riscoprire un Gesù, per esempio, costantemente frainteso, un Gesù che sfida parecchio la vita di chi legge, dei suoi lettori, quindi essere coinvolti all'interno di una trama che ci supera e ci coinvolge. Don Milani parte dal dare fiducia ai suoi ragazzi, perché Lettera a una professoressa è la scommessa, la realtà più bella di Don Milani poco prima della morte. Un gruppo dei suoi ragazzi scrive un libro che cambierà le sorti della scuola italiana, forse non solo quella italiana. Oggi viene ripreso con uno sguardo nuovo e diverso, partendo da quelle basi e ridonando fiducia ai ragazzi. Fiducia è un fattore motivazionale molto importante e soprattutto ci permette di trovare quella sensazione di tranquillità interiore che ci permette anche di affrontare la vita per quella che è, con le difficoltà ma anche con i momenti positivi. E quindi quando parliamo di fiducia non possiamo fare a meno di parlare di paura e di come possiamo utilizzare la paura in maniera funzionale. La parola chiave del mio libro è la generatività, cioè la trasposizione poi del paradigma della genitorialità in ambito sociale. Questo ha implicazioni straordinarie soprattutto in economia e nell'impresa, perché se pensiamo che il fulcro dell'impresa sono le risorse umane, dando fiducia alle persone si ha una concezione diversa dell'impresa, del fare impresa, e un'attenzione che è allo sviluppo della persona, per cui il profitto e tutte le variabili economiche sono secondarie rispetto alla finalità di far crescere le persone e poi in particolare, perché questo è il messaggio anche del libro, di far crescere le giovani generazioni. La serata si è conclusa tra l'entusiasmo e gli applausi del pubblico e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, con a capo il sindaco Roberto Barbagallo.
Appuntamento stasera alle ore 20:30 con il Gran Galà del premio ACI e Galatea giunto alla sua 58esima edizione. Nella splendida cornice barocca di Piazza Duomo da Cireale saliranno sul palco per ricevere il prestigioso premio culturale Nomi Eccellenti della Letteratura, del Giornalismo, del Cinema, del Teatro e delle Arti Figurative. A presentare la serata Ruggero Sardo con la direzione artistica di Giulio Vasta, patron della manifestazione Salvo Noè. E domani, domenica 16 luglio, sarà inaugurata l'aiuola di Piazza Madonna della Pace ad Acireale, un momento che vedrà riunita la comunità alle 20 alla presenza di Don Marcello Pulvirenti che benedirà quest'angolo. Saranno presenti anche i membri dell'associazione Città Domani di Acireale. E adesso diamo uno sguardo allo sport. Il calcio chiuse le iscrizioni per il campionato di Serie D. 3 sono le rinunce. Venerdì le decisioni della Covisod con l'Enna che crede ancora nel ripescaggio. Sono 163 le squadre che hanno presentato domanda di iscrizione alla prossima Serie D, 163 su 166 e nessuna delle escluse è una candidata partecipante al girone I, quello che vedrà in campo le siciliane e quindi la Cireale. Le tre squadre che mancano all'appello sono infatti il Tor Viscosa, che sarebbe dovuto andare nel girone C, che ha presentato formale rinuncia, mentre Arzachena e Viterbese, entrambe da inserire nel girone G, non hanno fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale. Si apre quindi la strada a tre ripescaggi, al momento dovrebbero toccare a Boreale, Trestina e Campo da Sergo, che andrebbero la prima nel girone G o nel girone H, la seconda nel girone E e la terza nel girone C, ma ci sono diverse posizioni in bilico, una per esempio è quella del Locri che ha presentato regolarmente domanda di iscrizione ma la cui situazione appare critica, il club era stato messo nelle mani del sindaco che però l'ha restituita senza aver ottenuto alcun risultato nelle mani della dirigenza. In difficoltà anche il Castrovillari, mentre il San Luca dovrebbe avere definitivamente risolto i suoi problemi. Ma ci sono molte altre squadre, anche blasonate, che potrebbero vedersi respinte le domande di iscrizione dalla Covisod, che si esprimerà entro il prossimo 21 luglio. Tra queste Andria e Manfredoni in Puglia, San Benedettese nelle Marche, Rotonda in Basilicata e poi ancora Vogherese, Afragolese, Legnano, Imolese, Angri, Bitonto. Qualche speranza quindi per l'Enna, settimo nella graduatoria delle 17 squadre ripescate. Che deve contare in almeno altre 4 bocciature, possibilità quasi nulla invece per il Paternò, penultimo nella graduatoria, che deve quindi sperare in una vera e propria ecatombe di almeno altri 14 club. C'è poi in sospeso la questione Regina, lunedì il Consiglio di Garanzia del CONI e si esprimerà sull'esclusione degli Amaranto dalla Serie B, a quel punto per il club calabrese si aprirebbero due strade, la prima quella del ricorso al TAR e poi il successivo ordine della giustizia ordinaria che farebbe slittare la decisione definitiva a fine agosto, la seconda quella di accettare la sentenza e presentare richiesta di iscrizione alla Serie D, a quel punto i posti vuoti per i ripescaggi diventerebbero due quelli già certi e si complicherebbe un po' la posizione dell'Enna, costretta a quel punto a sperare in 5 bocciature per poter accedere alla Serie D. Diamo adesso uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 23 e i 33 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Questa edizione si conclude qui, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News lunedì a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.